qui in compagnia della scrittrice Donatella Di Pietrantonio, che recentemente ha scritto un romanzo che gli è valso il titolo di Una delle donne dell'anno 2017. Ci parli brevemente della sua opera letteraria, L'Arminuta? L'Arminuta è la storia di una ragazzina che a 13 anni scopre improvvisamente la verità sulla sua origine, cioè scopre di essere stata ceduta molto piccola da una famiglia povera e numerosa a una coppia di parenti sterili. E a 13 anni appunto la madre adottiva le rivela la verità sulla sua nascita. E le dice anche che deve tornare dalla prima famiglia, la famiglia biologica. Quest'opera è un, diciamo, romanzo verosimile, riguarda delle situazioni di vita che, diciamo, si vivevano fino agli anni 70 in Italia. Sì, è ispirata a storie vere. Di famiglie in condizioni di difficoltà economiche che erano costrette a cedere l'ultimo nato a coppie che desideravano avere figli. Lei è abruzzese, di dove è originaria esattamente? Sono originaria di Arsica, in provincia di Teramo, e vivo a Penne, in provincia di Pescara. Ovviamente ha presentato quest'opera anche fuori Abruzzo, si sente orgogliosa di tutti i riconoscimenti che sta avendo. E infine volevamo sapere che cosa ha voluto comunicare l'autrice con questo romanzo. Con questo romanzo ho voluto parlare di temi che mi sono usuali perché li ho affrontati anche negli altri libri, soprattutto il tema della maternità, della relazione madre-figlio e anche il tema dell'abbandono. Sono molto